EICMA 2024 stand CF Moto, sono qui vicino alla nuova versione Adventure, la più Adventure che c'è, della gamma 800 MT. È la nuova 800 MTX, l'anno scorso era un concept, quest'anno arriva il modello di produzione di serie, arriverà in due versioni, sella alta e sella bassa, ma non cambierà soltanto l'altezza della sella, ma anche la lunghezza delle sospensioni per andare un po' incontro alle esigenze di due diverse tipologie di motociclista. Uno magari un po' più attento a un utilizzo versatile della moto, turistico, magari anche nel quotidiano, quella con sospensioni appunto a escursione ridotta, mentre quell'altra con la sospensione a corsa lunga sarà una moto invece pensata per fare del fuoristrada magari un po' più impegnativo come utilizzo. La base tecnica è quella che conosciamo dell'800 MT crossover che abbiamo qui alle spalle, quindi motore bicilindrico parallelo fronte marcio, derivazione anche in questo caso KTM LC8C in configurazione 790, dunque potenza massima 95 cavalli, c'è il ride by wire, multimappa, possibilità di disinserire l'ABS, anteriore e posteriore controllo di trazione, riding mode appunto dedicate all'uso su strada e in fuoristrada, la strumentazione TFT, questa qui grande con nuove grafiche, touch, aggiornamenti over the air, connettività wifi e bluetooth, ci si può vedere anche da Zone tutta la serie A e la Champions League, no non è vero, però comunque ci sono un sacco di informazioni che conosciamo. Qui vediamo il livello del carburante, il livello del carburante serbatoio abbiamo visto rispetto alla versione diciamo crossover ha lo sviluppo simile a quello di KTM, ovvero che scende verso il basso per la centralizzazione delle masse e rendere la moto col baricentro più basso e più maneggevole nell'uso in fuoristrada. Plexi regolabile in altezza, manualmente, ci sono anche la possibilità di avere delle protezioni tubolari, alcune sono già previste di serie per la parte inferiore, la protezione paramotore. Impianto frenante Otakuan, le sospensioni sono di un produttore cinese. Adesso vado a prendere un po' la scheda tecnica così vi dico quanto pesa e quanto è l'altezza della sella e l'escursione delle sospensioni, perché appunto, come vi ho detto prima, caratterizzano le due versioni. La versione con sospensioni basse, sella bassa, ha un'altezza da terra di 830 mm con escursione 190 all'anteriore, mentre quella con escursione da 230 mm, ovvero quella alta, ha la seduta a 870 mm. Su entrambe i cerchi sono da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, con pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR. Il peso a vuoto della CF Moto 800 MTX è di 196 kg, quindi una moto che rimane al di sotto dei 200 kg a secco, quindi con il carburante insomma da aggiungerci andremo poco oltre i 200 kg. La data d'arrivo è prevista per il 2025, il prezzo è ancora in fase di definizione, ma sono convinto che riuscirà ad attestarsi attorno ai, secondo me, 9.500-10.500, in quell'intervallo lì. Vedremo se avrò avuto ragione oppure no nei prossimi mesi, probabilmente. Di solito CF Moto comunica il prezzo a ridosso dell'inizio della commercializzazione. Fatemi sapere voi nel frattempo cosa ne pensate della nuova Maxi Adventure di CF Moto nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video, like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video live qui da EICMA 2024. Thank you.